La lingua italiana un museo ancora non ce l'ha, non ce l'ha mai avuto. In passato sull'italiano e sulla sua storia ci sono state alcune importanti mostre. Una fu allestita nel 1960 dall'Accademia della Crusca, era nella Biblioteca Nazionale di Firenze e in quella data intendeva celebrare il millenario della lingua italiana. Non a caso il primo. 96 documenti esposti in quell'occasione era proprio il placito di Capua, datato 960 e considerato l'atto di nascita della nostra lingua. Poi un'altra grande mostra è stata realizzata nel 2003, promossa proprio dalla società Dante Alighieri, si intitolava Dove il si suona. Dunque ancora una volta un'eco dantesca eh, in questo titolo di una grande mostra che è stata ospitata per ben dieci mesi in una sede prestigiosa come la Galleria degli Uffizi, a Firenze. Poi la stessa mostra è stata riallestita in una nuova versione, eh, riveduta e in parte aggiornata presso il Museo Nazionale Svizzero, a Zurigo. Il titolo in quel caso era La dolce lingua, l'italiano nella storia, nell'arte e nella musica. Ora, sia l'Accademia della Crusca, organizzatrice di quella prima grande mostra, sia la Società Dante Alighieri, organizzatrice di questa seconda grande mostra, sono tra le istituzioni che fanno parte, insieme con l'Accademia dei Lincei, eh, con l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana, con l'Istituto dell'Enciclopedia Treccani, che fanno parte, dicevo, del gruppo di lavoro eh, per un Museo Nazionale della Lingua Italiana. Un gruppo di lavoro che è stato creato nello scorso dicembre dal Ministero per i Beni Culturali e che è coordinato dal linguista ben noto a tutti voi e a tutti noi, Luca Seriani. In, in effetti va detto che eh, all'inizio di quest'anno, poco prima che la pandemia arrivasse a sconvolgere le vite di tutti noi, all'inizio di quest'anno il Presidente Giuseppe Conte e il Ministro Franceschini si erano espressi in maniera molto netta a favore della realizzazione di un grande museo della lingua italiana nella città di Firenze con l'idea anzi di realizzarlo addirittura entro il 2021 2021 anno in cui si celebrerà il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri ora è chiaro che adesso le priorità del paese sono diventate ben altre ma è anche chiaro eh, almeno dal mio punto di vista che un progetto come questo un progetto dalla fortissima portata simbolica sul piano dell'identità e della comunità, non solo culturale degli italiani, un progetto come questo potrebbe invece essere ripreso proprio per dare l'idea di un nuovo inizio, di una ricostruzione che guardi anche a questi aspetti relativi appunto alla cultura, alla storia, alla lingua di tutti gli italiani e le italiane. La speranza è che questo progetto, il progetto di un grande museo della lingua italiana, possa riprendere al più presto il suo percorso, ma è un fatto, e così arriviamo al libro, che quando ormai cinque anni fa io cominciai a lavorare a questo libro intitolato Il Museo della Lingua Italiana, un libro pubblicato nel 2018 da Mondadori, poi da poco ripubblicato dalla stessa Mondadori nella collana degli Oscar, quel museo era ancora soltanto un sogno. Niente più che un sogno, un sogno a cui ho cercato in questo libro di dare la massima concretezza, perché ho provato a raccontare la storia della lingua italiana attraverso 60 oggetti. Si comincia scendendo sottoterra, addirittura perché si parte visitando la catacomba romana dove è conservata la più antica testimonianza di quello che sarebbe diventato l'italiano e in realtà precedente a quel placido capoano del 1960 eh, a cui facevo riferimento poco tempo fa, e poi di sala in sala, di piano in piano, si comincia a salire, a salire per un percorso che dura ben 11 secoli. Io ho riflettuto a lungo sull'impianto da dare a questo museo, a questo libro chiamato il Museo della Lingua Italiana, e in effetti il fatto che eh, si trattasse di un museo virtuale chiaramente mi rendeva libero da qualunque vincolo, da qualunque limitazione, quindi mi aiutava a viaggiare con la fantasia. Allora, alla fine, non avendo nessun tipo di limitazione, ho pensato di fare un lavoro che mettesse insieme tre epoche, l'italiano antico, l'italiano moderno e l'italiano contemporaneo, e a ognuna di queste epoche dedicasse proprio come idea di un impianto architettonico un intero piano del palazzo, del palazzo ideale del Museo della Lingua Italiana. E dunque un'impostazione direi molto geometrica, simmetrica, perché ogni piano nel mio progetto, nel mio libro, ospita cinque sale e ogni sala ospita quattro oggetti. È una struttura, ribadisco, architettonica, eh, che nel libro è ben evidente perché io ho voluto che ci fosse proprio lo spaccato, un, un disegno, eh, prima dell'ingresso del lettore nel museo vero e proprio con una pianta, eh, ogni piano la sua pianta con le sue stanze e i suoi pezzi distribuiti per ogni stanza. Insomma, una volta trovata la struttura, e la struttura per me era questa, era così fino all'ossessione geometrica in un disegno molto ordinato, si trattava però di trovare gli oggetti, perché non è così facile tradurre un bene culturale che si presenta astratto come la lingua in una serie di oggetti. Io volevo invece proprio che fossero oggetti concreti, veri, tridimensionali e che potessero, questa era la sfida, eh, trovare il modo di rendere dei momenti decisivi della storia della lingua italiana, eh, riportando a determinati eventi, a determinati personaggi, a determinati testi. Insomma, dovevano essere, nella, nella mia idea, proprio degli oggetti da mettere. Al centro di una sala da mettere in una teca, da appendere a un muro o a un soffitto, e al tempo stesso, però, dovevano essere oggetti dal grande valore eh, simbolico. Quindi, una sorta di correlativi oggettivi eh, di una parola, di un'idea, di una questione relativa alla lingua, proprio di una fase storica della nostra lingua italiana. Ecco, probabilmente questa è stata per me la fase più divertente, la fase più impegnativa. Nella elaborazione di questo libro intitolato Il Museo della Lingua Italiana. Per quanto riguarda il mio libro, quei 60 oggetti sono a tutti gli effetti il Museo della Lingua Italiana, perché ogni museo, d'altronde, è fatto prima di tutto dai pezzi che espone. Eh, tutto il libro è costruito intorno a questi 60 oggetti, alla loro selezione, disposizione e alla loro spiegazione. Diciamo che ho immaginato questo libro come il catalogo di un museo che ancora non c'era, forse per essere più precisi come il testo dell'audioguida che in quel museo ci potrebbe accompagnare durante la visita. Ogni capitolo infatti prende spunto da questo oggetto, questo oggetto che viene idealmente esposto nel Museo della Lingua Italiana per raccontare qualcosa. Per raccontare un evento, per raccontare un momento decisivo della nostra storia linguistica. Raccontare può voler dire, ad esempio, mettersi nei panni di una popolana che ai primi del Cinquecento, nella campagna romana, viene accusata di stregoneria e per cercare di salvarsi la vita ricorre alla sua abilità più straordinaria, cioè al fatto di saper scrivere. E dunque scrive di proprio pugno una confessione nel tentativo disperato di sottrarsi al rogo. Oppure può significare immaginare di essere, addirittura un secolo prima, in mezzo alla folla, folla numerosissima, che ascoltava all'alba, in Piazza del Campo, a Siena, le prediche di San Bernardino. O ancora, eh, vedere arrivare, immaginare di vedere arrivare a Firenze la carrozza che porta Alessandro Manzoni con tutta la sua numerosa famiglia. È venuto, come sappiamo bene, a sciacquare i panni in arno.